Science. Abbronzarsi, ma con la giusta protezione. E se un'efficace crema solare venisse dalle lische di merluzzo? È ciò che pensa un team di ricercatori della Scuola Superiore di Biotecnologia di Porto, che stanno testando un prodotto non ancora sul mercato. Il filtro viene realizzato con polvere minerale di idrossiapatite, che è in grado di assorbire i raggi ultravioletti. Viene ricavata scaldando le lische a 700 gradi centigradi ed eliminando i residui organici. Idrossiapatite è un fosfato di calcio. L'idrossiapatite è un fosfato di calcio che è un composto molto biocompatibile perché è il principale costituente delle nostre ossa e inoltre contiene ferro. Gli scienziati ritengono di aver sviluppato dei solari ad ampio spettro che possano proteggere dall'intera gamma delle radiazioni ultraviolette. Abbiamo fatto dei test sulle persone, abbiamo visto che non si verificano irritazioni della pelle, quindi è un prodotto sicuro. Abbiamo anche dimostrato che il filtro solare presente nei componenti dell'idrossiapatite, insieme al ferro, si preservano anche dopo essere stati incorporati nella crema protettiva. È una crema solare che arriva dal merluzzo, non poteva non essere prodotta in Portogallo, che ha fatto del bacalhau il suo piatto nazionale.